ma perché dici così? Tesoro mio, ti abbiamo sentito starnutire e tossire addirittura dall'officina. Hai spaventato il povero Gunther durante il suo riposino. Scusa, Gunther! Lo so, dovevo dire sorpreso, non spaventato. Mamma, io non... non sono malato. È solo che c'è troppa polvere in giro. Forse mi è finito qualcosa dentro il... Ti capisco, hai paura di perderti tutto il divertimento. Ma è più importante che tu guarisca presto. Non vorrai contagiare con il tuo raffreddore i tuoi amici. Ora cerca di riposare, Chuck. Presto ti sentirai di nuovo in forma. Ma io non voglio sentirmi... Meglio presto, voglio stare meglio adesso, per poi giocare... Giù! Bravissimo, tesoro. Ti sei ricordato di voltarti prima di starnutire. Lo sai, Chuck, ammalarsi è una cosa che capita a tutti. Fa parte della vita. Però non è giusto che per poter guarire in fretta uno non possa più giocare, debba stare fermo e non fare niente. Purtroppo è così che funziona, piccolino. Riposati. Torno a trovarti tra un po'. Chuck, che cosa stai facendo qui fuori? Mi dispiace, non volevo disubbidire. Non mi sento tanto bene, mamma. Tesoro, quando si è malati e si fanno le cose come quando si sta bene, la situazione non può che peggiorare e la malattia si può...